Un saluto a tutti gli amici. Allora, oggi vi parlo di una cosa molto carina che ho scoperto stanotte. Allora, stanotte ho messo a scaricare tutti i giochi che avevo acquistato al PSN per la PSP e pur non essendo lo store italiano aperto, perché adesso ho impostato l'account italiano, ho scoperto che questi giochi, anche se non sono riportati in compatibilità dallo store diciamo italiano, voilà, sono già stati resi compatibili. Questa è una cosa eccezionale, secondo me. Allora, io questa cosa l'avevo già provato a fare prima con la 1.5 e non funzionava. Io penso che sia stato la compatibilità sia stata introdotta con la 1.6. Dei giochi che io ho acquistato e scaricato sono riuscito a trasferirne 4, che sono Liberty City Stories, LocoRoco 2, Burnout Legends, finalmente, e Alpha Minute Hero. Vi faccio una breve carrellata di come funzionano. Scusate se ho una voce un po' strana, ma sono influenzatissimo. Spero di non tossirvi in faccia nel frattempo. Allora, una cosa che non vi ho fatto vedere l'altra volta è che se noi lasciamo premuto sul touchscreen un dito, abbiamo la possibilità di impostare alcune cose. Filtro bilineare per migliorare un po' la grafica, il comportamento di questa levetta, cioè che cosa fa durante il gioco. Siccome sappiamo che la PSP non ce l'aveva, possiamo scegliere che questa qui replica l'analogico sinistro. Possiamo scegliere che funzioni come tasti di croce direzionale oppure come i tasti di azione a destra. Questo serve perché? Perché se noi abbiamo un gioco come un FPS in prima persona, per esempio, basso perché altrimenti, come un FPS in prima persona, per esempio, che muovevamo il personaggio con la levetta sinistra, con l'analogico sinistro e la visuale con i tasti, che era una cosa scomodissima, adesso possiamo impostare questa funzionalità e quindi con l'analogico destro orientare il personaggio e quindi diciamo possiamo sfruttare appieno l'analogico destro. Ovviamente questo non succede in giochi che non prevedono la visuale con i tasti destri, quindi bando alle ciance, andiamo avanti. Vi faccio vedere come funziona Burnout. Questo è Burnout italiano dallo store italiano, eh? Vedete in emulazione PSP. Allora, devo dire che giocare sulla PS Vita è molto bello, il display è molto grande e i giochi rendono, anche quelli PSP rendono bene. Forse l'analogico è troppo accorpato ai tasti di funzione e devo dire che forse potrebbe creare qualche problema a qualcuno che magari ha le dita grandi perché si tende ad andare a premere sull'analogico, appunto. Come vedete il frame rate è assolutamente ottimo. Ho fatto volare una macchina praticamente. Scusatemi, ma io ho sempre il solito problema di cercare di vedere cosa sto facendo tramite la fotocamera e quindi è un po' difficile guidare. Ecco. Comunque, come potete vedere, il gioco va senza nessun problema. Anzi, è molto più godibile che sulla PSP, soprattutto per chi aveva una PSP Go si troverà assolutamente estasiato da questo schermo, che rende veramente bene. Muori. Niente, non si riesce a farle fuori. Ok. E questo per quanto riguarda Burnout. Ma torniamo indietro, scusatemi, e vediamo Grand Theft Auto come gira. Grand Theft Auto sarebbe stato ottimo con il doppio analogico, purtroppo il gioco per PSP ovviamente non prevede lo spostamento della visuale, ma una telecamera automatica, quindi non potremmo sfruttare l'analogico destro, così come in tanti altri giochi purtroppo. Cerchiamo di andare avanti.
Parecchie persone mi hanno chiesto perché questi tasti sono più piccoli. Io non so perché sono piccoli, è una scelta di design. Fatto sta che comunque sono comodi, non sono così piccoli da dare problemi. Forse il problema più grosso è appunto, come dicevo prima, l'analogico che va a cozzare con... Ci sono molti riflessi, mi dispiace di questo, purtroppo. La ripresa è quella che è. Io cerco di uscire se ci riesco. Vediamo la luminosità. No, la luminosità è al massimo. Come possiamo vedere, il gioco gira benissimo. Col filtro bilineare, sicuramente la grafica migliora anche. Una regola fondamentale è mai andare a picchiare uno che ha la pistola, perché ci andate a rimettere. Solo che erano vestiti come me, quindi non potevo lasciarli. Scherzi a parte, il gioco gira molto bene. Devo dire che sono molto contento di questo. E il frame rate è ottimo, e cioè niente a che vedere con quello schifo di Mod Nation Racer. Io penso che sappiate tutti a cosa mi riferisco se avete visto il video di Mod Nation. Qualche calo di frame rate c'è, ma niente di assurdo. E soprattutto il gioco è veramente ottimo. Io dico, direi che questa retrocompatibilità è ottima. Tra l'altro, questo gioco è in offerta attualmente a 7 euro, se non sbaglio, quindi vi consiglio di comprarlo prima che risalga di prezzo, perché avere già un GTA completo sulla PlayStation Vita non è roba da poco, perché se ne uscirà uno sicuramente non uscirà subito. Quindi, oltre alla ottima lineup di lancio della PlayStation Vita, avete a disposizione tantissimi giochi per la PSP che sicuramente non mancheranno di divertirvi. Apriamo l'ultimo, scusate se tossisco, ma l'alternativa era non fare il video. Ma volevo condividere con voi questa scoperta. Tra l'altro non ne è stato parlato da nessuna parte, quindi non voglio dire di essere stato io a scoprirlo, ma forse quasi. Vabbè, non facciamo i modesti. Sì, l'ho scoperto io questa cosa. Japan Studio. Non so se avete notato, essendo giapponese la console, sono costretto a premere il cerchio per confermare, anziché la X, come siamo abituati qua. Se qualcuno sa la motivazione di questo cambio di questa inversione di pulsanti, sinceramente, se me la spiega, perché non capisco perché le console giapponesi hanno i tasti invertiti. Il gioco gira forse a 1 miliardo di frame al secondo. Vabbè, non è che c'è granché da, voglio dire, da muovere, però va veramente bene. Poi giochi con questa grafica non soffrono magari della, diciamo, della risoluzione minore della PSP, infatti si vede veramente benissimo e devo dire che sono veramente soddisfatto. Io sto vedendo che dalla fotocamera gira leggermente più basso il frame rate, ma posso assicurarvi che i frame sono, penso, 60 al secondo, senza problemi. Vabbè, per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video, forse. Ciao ragazzi!